Cari amici di Medicinema, benvenuti ai nostri classici consigli sulle novità in sala, sulle novità al cinema. Partiamo subito da un film che andrebbe proiettato poi nelle scuole, oltre che negli ospedali, un film che ci fa capire un qualcosa di importante, le difficoltà di chi parte dall'Africa, dall'Africa nera, da paesi come il Senegal, per raggiungere la speranza, l'Italia, il sogno, l'Europa, per cercare di migliorare la propria vita. Questo è il film di uno dei più grandi registi italiani del cinema contemporaneo, ovvero Matteo Garrone, che torna a firmare una storia di grande solidarietà, di grande attenzione proprio sociale e umana. Si chiama Io Capitano, andiamo a conoscerla intanto con il suo trailer ufficiale. L'état me gadaï. Ñu bëgg dem tukki Europe. L'état me bëgg dem. L'état me gadaï. Kaay si matu gu jaru konté. Sunu gaay mbokk ndaw. Ci tu maz nga nek stade mak, toob bu xonku ciur bu ci xonku do ko signal, bu xonku ciur ngay signal autographe. Ya ay tane ma bëgg ñu waxtaan. Gis nga fi ma nek, fi la bëgg nek fi bokk li ñi noy ma jëm. Dama ragal duma gisetu sama yaay dama bëggono gis sama yaay ne ko mu baal mu ak Jamais tu conduis le bateau, je t'emmène toi et ton ami pour le même prix. Mais moi, j'ai jamais conduit un bateau. Je sais même pas nager. Vous voulez nous faire mourir ici, en pleine mer? Film del grande regista di reality, di Gomorra, di Dogman, è una sorta di viaggio nella realtà, molto forte, molto cruento anche se vogliamo. Un film perfetto per una visione nell'ambito appunto di ciò a cui teniamo di più come Medicinema. Il secondo consiglio sui film da vedere questa settimana in sala arriva sempre da un film italiano, Valerio Lundini e Sergio Castellitto in questa foto promozionale del più bel secolo della mia vita. Andiamo a conoscere questo film che parla di una legge un po' particolare che intanto vediamo da questa didascalia. Per la legge un figlio non riconosciuto può sapere chi sono i suoi genitori biologici solo dopo il centesimo anno di età, solo dopo un secolo. Andiamo a vedere. Quello di oggi è l'incontro più importante. Signor Gustavo, lei non sa da quanto la stavamo cercando. Sono 10 anni che non me lo muovo da qua. La sua testimonianza può cambiare la vita a 400.000 persone. In Italia una legge assurda stabilisce che un figlio non riconosciuto alla nascita non ha diritto a sapere il nome della madre. Posso dar cambio se vuoi. La sua è un'idea così saggia e puntuale che oppormi. Ma sta fischiando. Le ho chiesto un po' di clemenza, non ha intaccato nulla di edibile. Beva piano, che questo è freddissimo. Sto scherzando. A me ne cambia sta legge, me ne frega un cazzo. Cambia poi mica tanto, non riesci a vivere la vita com'è, Che libertà. lei è stato abbandonato come me. E adesso come sta? Se una persona non sa da dove viene, è una persona incompleta. I figli non so di chi li fa, i figli sono di chi li ama. Un altro film italiano, due italiani tra i consigli di questa settimana, una coppia un po' particolare, Lundini e Castellitto, che però funziona molto bene in questo film che parla di un tema sociale importante, che ci parla in qualche modo di qualcosa che dobbiamo conoscere, che vuole empatizzare proprio con il suo pubblico ed è quello che riesce a fare. Un film che emoziona, che coinvolge, ben interpretato e ben diretto. Io vi ringrazio per l'attenzione, questi erano i nostri consigli di cosa vedere questa settimana nelle nostre sale. Grazie a tutti.